aspetta, Erme. Se no ci provi la direzione. No, si sente. Vado. Dov'è Martina? E Giulia. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per essere venuti. Siamo una rappresentanza delle donne Notav, per lo più dalla valle, ma naturalmente anche con le solidali torinesi e anche alcuni compagni dalla valle che ci hanno voluto accompagnare in questa nostra ulteriore avventura. Siamo qui per promuovere il corteo dell'8 dicembre e passo subito la parola a Gabriella che vi leggerà un testo. Buongiorno a voi. Sabato 8 dicembre segnerà un nuovo importante appuntamento nella trentennale storia del movimento Notav. Una storia narrata da fiumi d'inchiostro, tanta propaganda e scarsissima informazione. Storia che, nell'immaginario collettivo, appartiene a una irrinunciabile grande opera. Così non è perché di questo treno, ad oggi, non è stato costruito neppure un metro, solo tunnel geognostici. Tutto ciò ignorando quanto fermato da donne e uomini della valle, persone direttamente coinvolte loro malgrado dal progetto che si sono informate e mobilitate. Non ci hanno ascoltato, anzi, hanno cercato di zittirci, qui come in altri luoghi, con la militarizzazione massiccia e imperativa. Questo per tenere nascosta la voce del dissenso. A pochi giorni dalla manifestazione dell'8 dicembre, noi donne Notav abbiamo deciso di farci sentire ancora una volta, forti dell'esperienza acquisita e delle conoscenze tecniche che su quest'opera abbiamo accumulato. Consapevoli delle vere priorità dei nostri territori, oggi più che mai riteniamo che altre siano le scelte da fare. Riteniamo che le risorse che si vorrebbero utilizzare per un'opera inutile, concepita già vecchia prima di vedere la luce, debbano essere utilizzate altrove. Diciamo Notav perché diciamo tanti sì. Sì agli edifici scolastici messi in sicurezza, sì all'istruzione garantita a tutti. Sì agli ospedali che veramente rispettino il diritto alla salute, dove l'eccellenza sia diffusa e le lunghissime code di prenotazione spariscano. Sì alla riapertura del punto nascita a Susa, sì ai centri antiviolenza nella nostra valle e alla riqualificazione dei consultori familiari. Sì al lavoro, anche distribuito nelle piccole opere, opere indispensabili per mettere davvero in sicurezza il territorio. Come non ricordare i devastanti incendi in valle, gli smottamenti e le alluvioni? Eventi dolorosi, comuni purtroppo a tanti altri che sempre più frequentemente si presentano su tutto il territorio nazionale e non solo. Eventi molte volte evitabili con una oculata ed efficace gestione del territorio. E ancora dei sì, sia al diritto alla casa per tutti, sia all'accoglienza, all'aiuto concreto ai giovani e alle famiglie. Sia all'acqua pulita, all'aria non contaminata delle polveri di lavorazione di cantieri, sì al territorio dove sia ancora possibile sviluppare l'agricoltura, l'artigianato e il turismo sostenibili. Noi siamo certe che guardando il futuro e forti dell'esperienza del passato, altre siano dunque le scelte da fare, anche in considerazione dei sempre più evidenti segnali dati dai cambiamenti climatici, di volta in volta più imprevedibili e imponenti. Questa è la vera scommessa su cui gioca il nostro futuro e quello dei nostri figli. Sentiamo di essere entrate nel tempo della sopravvivenza ed ogni nostro sforzo va investito nel risolvere o almeno attenuare questi problemi, mettendo in gioco tutte le risorse disponibili. Questa è la vera e indispensabile grande opera che ci permetterà di progettare un futuro ancora possibile. Non ci possono essere reali cambiamenti se non rifiutiamo la cultura dello spreco e dello sfruttamento delle persone e della natura. La risonanza data all'impegno femminile, soprattutto recentemente, da parte della totalità degli organi di stampa, non è mai stata rivolta all'impegno trentennale delle donne Notav. Un impegno nella lotta sui territori, nelle amministrazioni, nella vita concreta della nostra comunità. Un impegno che oggi ci ha portati qui e che l'8 dicembre ci vedrà tornare numerose. E due, e tre, a Sarajevo! Bravo!
volevo ancora aggiungere qualcosa. Come abbiamo scritto nell'ultima parte del nostro comunicato, recentemente le donne sono state chiamate in causa in questa città e anche in Italia da parte delle forze che vogliono costruire il TAV. E hanno anche fatto un corteo vistoso qui a Torino una ventina di giorni fa, dove sembra che le uniche donne a rappresentare il futuro di questa nazione possano essere solo quelle che hanno contribuito perché venisse impoverito il nostro futuro. E soprattutto queste donne sono diventate improvvisamente famose a fronte di noi donne no TAV, che esistiamo da quando è nato il movimento e che in tutti questi anni abbiamo cercato in tutti i modi di opporci all'opera, di capirne le ragioni e di cercare di spiegarle. E non siamo state mai ascoltate, perché di solito le ragioni del nostro movimento vengono prese in considerazione solo per citarne gli aspetti aggressivi, quelli che loro leggono come aspetti aggressivi. Invece c'è stato tanto ragionamento in questi 30 anni, tante conclusioni a cui siamo arrivate, e quindi oggi, come rinforzo al corteo dell'8, abbiamo voluto esserci. Voglio anche ricordare che il corteo dell'8 è un corteo territoriale, cioè della città di Torino, della Valle, del Piemonte e anche di qualche solidarietà, di qualche gruppo che verrà dalle altre città in quanto solidali, ma è un'iniziativa territoriale, perché ricordiamo che l'8 dicembre è la giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte. Dunque ci saranno iniziative in tutte le altre città e in tutti gli altri luoghi dove vengono imposte opere che i territori non vogliono, che non servono. Riguardo alla componente dell'altro corteo, io volevo, a nome di tutte queste donne e di tutte quelle altre assenti, è che quello che abbiamo in cuore noi, al cuore noi, è il bene comune. Noi non ci battiamo per interessi particolari, noi ci battiamo per gli interessi generali di tutte e di tutti, per il bene comune futuro, per poter lasciare qualcosa ai nostri figli e alle nostre figlie. Partiamo da noi, quindi lo facciamo per amore nostro, ma anche per amore del futuro. Le altre rappresentano soltanto gli interessi di chi vuole asfaltare la Val Susa e tutta l'Italia, invece di venirgli incontro, invece di rendersi conto di quali sono i problemi reali dei territori, invece di mettere in sicurezza i territori che stanno franando dal nord al sud. Io sono calabrese, voglio citarlo, e di ieri la notizia che nel tutto il Cosentino è stato allagato dalla esondazione del fiume Crati. E veramente cederei una parte dei soldi per il TAV per il territorio dell'Italia, in particolare della Calabria. Grazie a tutti e a tutti. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Diceva prima Ermelinda, sono anni che noi ci battiamo per questa opera. Noi ci battiamo perché siamo convinti che questa opera è dannosa, fa del male, e fa del male soprattutto alla valle. Ma non è più, prima si parlava della valle, ma adesso non è più un problema di valle. Avete sentito, abbiamo l'Italia che si sta sgretolando sotto i nostri piedi, e quindi questi soldi sarebbero utili sicuramente a una ricostruzione, alla cura. Si parla tanto di benessere personale, e per il nostro benessere è questo, è la natura. Quindi dobbiamo effettivamente lavorare su questo senso, lavorare tutti insieme. Abbiamo lavorato tutti questi anni per queste ragioni, abbiamo cercato di farci sentire, ma non ci hanno mai ascoltato. Io sono sindaco di un piccolo comune della valle, e abbiamo avuto non pochi problemi anche sulla diossina, quindi sono 20 anni che ci battiamo contro le polveri sottili, ci battiamo contro questa opera. Siamo stati nei grandi palazzi alcune volte, altre volte siamo stati abbandonati, addirittura stati lasciati fuori dai cancelli.
e questo non è bello solo perché eravamo contrari all'opera. Non hanno voluto ascoltare le nostre ragioni e ne avevamo da vendere, perché poi lo si dimostra anche i quaderni, il quaderno 8 dell'osservatorio dice che quest'opera comunque non rispetta più l'andamento del mercato, è vecchia e quindi deve essere rifatta. Non siamo contro le infrastrutture, ma ne abbiamo una, cerchiamo di utilizzare questa che al momento è sottoutilizzata, cerchiamo di fare le cose che servono, mettere i soldi dove effettivamente servono, quindi scuole sicure, abbiamo bisogno di tutte queste piccole ma grandi opere, far ripartire l'economia anche con queste, l'economia locale, di questo abbiamo bisogno. Quindi noi siamo qui oggi e lo saremo l'8 per ribadire che noi siamo donne, siamo quelle che generiamo la vita, quindi non possiamo togliere la vita. Vi aspetto tutti quanti l'8 e io mi auguro che questo anche per queste donne che forse non erano così informate, venendo a vedere anche la manifestazione e ascoltando tutte le ragioni, si fanno una valutazione loro e forse cambieranno anche idea, perché non è soltanto della Val di Susa, ma prende tutto, i soldi tolti, ogni soldo del TAV può essere utilizzato per cose utili, sanità, scuola e dissesto idrogeologico. Curiamo il nostro paese, non curiamo soltanto il portafoglio di qualcuno. Sì, come ribadisce Grazia, che anche una delle cose che ci contrappone alle altre donne che hanno avuto tanta altisonanza in questi ultimi tempi sono il fatto che noi ci siamo informate, che continuiamo ad informarci, che all'interno anche del pool dei tecnici Notav ci sono delle donne, delle ingegnere, anche questo sempre taciuto. E un'altra cosa che volevo ricordare è che gli appalti che ruotano intorno alle grandi opere hanno sempre l'andrangheta o la mafia dentro, e questo è un altro punto importante per noi, fondamentale. Quindi adesso penso che abbiamo più o meno detto molto, se avete delle altre curiosità potete farci delle domande e se no ci vediamo tutti quanti l'8. Grazie. Noi naturalmente invitiamo tutti, a maggior ragione chi non è informato, perché può cogliere l'occasione per informarsi. E abbiamo verificato nel tempo che chi si informa senza pregiudizi alla fine sta dalla nostra parte. Potrei aggiungere ancora una cosa per quel che riguarda l'informazione, e che comunque sono 30 anni quelli che interessano questa storia, ma sono 30 anni di cui dall'inizio noi abbiamo avuto la possibilità, la fortuna di avere delle persone molto preparate, professori, docenti, studiosi, che ci hanno accompagnato sempre nell'informazione. Quindi non stiamo dicendo delle follie, siamo sempre con prova provata, e ora questa stessa direzione si sta muovendo altrove, perché chi si occupa veramente della situazione del pianeta ora si sta preoccupando di tutt'altro, e non certamente più di un trenino che è meglio regalare a Natale e per il resto lasciar perdere. Volevo dire ancora una cosa sul fatto dell'informazione. Noi tempi addietro, ma proprio agli albori, si era fatto con dei nostri professori, si erano fatto degli incontri con gli studenti pro e contro l'opera, quindi erano tutti invitati, anche i signori che l'opera la volevano, ma non si sono mai presentati, quindi un contraddittorio non c'è mai stato. E adesso lo pretendono a distanza di 30 anni, almeno lo pretendono, non sono neanche, non lo so se vengono, comunque noi l'invito lo facciamo. E adesso loro andranno nelle scuole, ma noi sono anni che andiamo nelle scuole. E
informata, i giovani sono informati e le scuole vengono da noi e vanno dai tecnici, dalla commissione anche per informarsi e informarsi veramente. Io aggiungo solo una cosa, dando un po' voce a quella polemica che adesso è ancora sotto la brace, ma che noi sappiamo, ecco, nei prossimi giorni insomma crescerà. Un attacco che insomma già in maniera velata è stata fatta questa manifestazione, ossia che saranno tante, forse anche di più, alcuni dicono, le persone che vengono da fuori. Noi ribadiamo insomma che sarà una manifestazione della Val di Susa e della città di Torino, che in questi 30 anni ha avuto modo di informarsi e di mobilitarsi. Cortei di decine di migliaia di persone, insomma, le avete tutti visti tante tante volte e non sarà sicuramente una novità. Ci saranno delle delegazioni da fuori, delle delegazioni delle altre grandi lotte che ci sono in questo paese a difesa dei territori, della salute e contro le opere pubbliche, anche per la promozione di una politica diversa che possa rendere conto del disastro ambientale a cui stiamo andando incontro. E questa, di questo insomma non ne parla solo il movimento Notav, ma è una cosa riconosciuta a livello universale. Quindi noi insomma vogliamo anticipare la polemica in maniera tale che sia chiaro che le persone che verranno da fuori saranno delle delegazioni e saranno sicuramente da noi accolte a braccia aperte, perché noi parliamo per un interesse collettivo e non un interesse parziale. Il discorso di investire le risorse in opere utili sul territorio non riguarda solo il territorio ovviamente piemontese, ma riguarda tutta l'Italia. Le priorità che il governo deve avere, quella della messa in sicurezza dei territori, della tutela di chi li vive, della creazione di posti di lavoro, un aiuto per le scuole e per i vari welfare, insomma, cittadini, sono discorsi che riguardano tutto il paese. Per questo ci saranno anche delle persone da fuori che fanno parte del grande popolo Notav, che in questi 30 anni, quasi 30 anni, insieme a noi hanno percorso questo cammino e noi ovviamente li accoglieremo a braccia aperte. I giornalisti a essere attenti, aprire gli occhi, aprire le orecchie, aprire, non lasciatevi prendere dalle farfalline di turno che stanno circolando, ma come noi cercate quello che veramente va cercato, soprattutto pensate ai giovani che stanno crescendo, pensate alle scuole dove dei ragazzi hanno perso la vita perché lì i soldi non c'erano e non ci sono ancora, anche nella nostra valle, ancora per aggiustare delle scuole. Pensate a chi sta crescendo e pensate a chi sta proponendo l'opera, che più o meno ha la mia età o giù di lì, ma che non la vedrà neanche probabilmente finita. E quindi sto treno è veramente una follia. Pensate ai giovani, i giovani hanno bisogno, ma di altre cose ancora. È un'altra scommessa. E a tutti buon 8 dicembre, vi aspettiamo tutti tanti 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 tanti. Forte la Val Susa, che paura non ne